Recensione nuove scarpe Diamant R2. Ho dato via le Shimano perché a mio avviso non erano adatte per le mie caratteristiche e ho preso queste qua, sempre stesso sistema di chiusura che è questo, il Boa. Qual era il problema delle Shimano per me? Che quando stringeva non stringeva al centro, stringeva qui di lato, e qui rimaneva troppo lenta e la scarpa mi scappava via. Cioè, quando pedalavo, il tallone cadeva tutto verso l'interno perché non c'aveva il tiro qui perfettamente, avendolo di lato. Invece questa, così, quando la stringi al centro, la chiude perfettamente. Poi in più ha questa soluzione nuova, vedete? Suola sempre in carbonio, ovviamente a differenza di quelle che avevo prima, che avevo fatto vedere il video di Shimano, queste sono di alta qualità, sono superiori, anche il prezzo è superiore. Vedete com'è fatta la suola? In carbonio, il carbonio continua, si alza qui sopra, poi riscende e si rialza. Dove qui avevo prima il difetto, che mi cadeva il piede, mi fletteva, in poche parole, quando io andavo a spingere la caviglia mi cadeva all'interno. Questo serve per evitare ciò. Molto molto bella la suola, vedete qui adesso si vede bene. Niente, nei commenti scrivete, ci sono due colori, li posso scegliere o questo che voi vedete oppure nero opaco, dove qui vedete nero e nero opaco. E a posto del bianco è nero lucido, quindi la scarpa risulta completamente nera e c'è il contrasto tra nero opaco e nero lucido. Ottima scarpa, dovrebbe stare all'incirca sulle 230 euro di listino. Poi una cosa che mi piace, vedete qui all'interno del tallone c'è questo. Ecco qua, vedete questi puntini in gomma antiscivolo. In poche parole sono dei puntini in gomma stampati che non fa scivolare via il tallone. A me proprio mi scappava via il piede. Non l'avevo provato mai con questo sistema e si vede che una volta che si stringe deve essere la chiusura proprio perfettamente. Magari non tutte le scarpe sono riusciti ad adottare questo sistema che ora usano tutti sulle loro scarpe. Io consiglio di prenderle con la chiusura al centro. Quando sono di lato stringe troppo per questo verso e poi dopo rimane lenta come è successo a me qui di lato. Ora ve le faccio vedere addosso come sono fatte. Questa è la scatola. Viene fornita con vari libretti di istruzioni, c'è anche all'interno un sacchettino porta scarpe, si può utilizzare anche magari per mettere gli indumenti. Ecco qua, poi vari libricini. Spiegazioni, ora ve le faccio vedere. Queste sono le R1, il top di gamma. Le mie sono le R2, leggermente inferiori. C'è anche poca differenza di prezzo. Queste sono le R1, vedete l'effetto tutte nere sono queste, sia sull'R1 che l'R2. I colori sono uguali, li fanno sempre così. Queste sono quelle che ho io, eccole qua. Questi sono i colori. Arancione, così bianca e nera, tutta nera, gialla. C'è tutta nera opaca e nera lucida. Lucido opaco. Quindi io ero indeciso se farle così bianche, comunque le posso cambiare, o tutte nere. Scrivete nei commenti, scrivete. Vabbè, poi ci sono le R3 e via via, le R4. Un'ottima R5, veramente ottima questa marca di scarpe. R6, tutte belle sono, e i colori sono sempre questi.
E va bene, poi vedete che cosa fornisce. C'è all'interno questa chiavetta che serve per svitare qui il sistema boa in caso di incidente o di rottura. Per cambiarlo fornisce già la chiavetta. Poi ci sono degli adesivi qua con scritto Diamant, li dà abbastanza, che serve, come vedete, vanno applicati qui sotto per non far passare l'aria all'inverno. Un adesivo che si mette qui sopra, sotto la suola della scarpa. Anche, vedete, è fatta bene anche l'attacco millimetrico. Quindi, ragazzi, pollice in su e consigliate il colore a Maurizio. Ecco qua, per la chiusura, semplicissimo, basta ruotare. Ecco qua, che questo filo di nylon chiude completamente la scarpa. Questa già me la sento ottima. Quell'altra, ripeto, quando spingevo il tallone, avendo la chiusura, la Shimano qui da un lato, me la sentivo stretta qui da un lato, ma più lenta qua. Ovviamente adesso quando mi alzo e spingo il tallone, mentre prima mi faceva di questo, mi si muoveva, ora rimane fermo anche grazie a questo punto di carbonio rialzato. Poi vedete, basta fare così la prova che non si sfila. La tiro, invece l'altra mi scappava via il tallone, nonostante che era stretta al massimo, mi scappava via. Per svitarla di nuovo si svita al contrario. Che poi questo sistema serve per rallentarla, perché così stringiamo, così la rallentiamo. Però una volta stretta si può anche tirare su questo blocco. Vediamo. Ecco qua, vedi? Si tira su e si apre completamente. Poi dopo, per farlo rifunzionare, basta spingerlo così. Ecco qua. Ora ristringe. Eccole qua, pollice in su ragazzi, pollice in su per le Diamant.